Pomeriggio ragazze, sono abbastanza stanca e sfatta, però avevo voglia di facciamoci due chiacchiere. In realtà dovrei riordinare la cucina e mettermi nel divano, però sto aspettando che i panettoni si cuociano. Ho appena finito di girare il video dei panettoni e c'è un po' di roba da mettere in ordine perché c'è un casino smisurato in questa cucina, anche se un po' di cose le ho già fatte. Oggi è buissimo. C'è stato solo un momento, intorno alle 11, che sembrava che venisse bello, ma poi è veramente buio. Oggi è il 23 di dicembre e domani dovrei impastare anche il pane stasera. Non so se ce la faccio. C'ho già fuori la planetaria e tutto quanto, quindi potrei anche già impastarmi il pane, così non ci penso più, però non so se ho la forza di farlo. Però già che è fuori, in effetti potrei farlo perché non ho tanto pane, però è anche vero che tanto non sarò a casa, quindi potrei anche evitare di farlo. Sì, c'ho solo un panino per stasera. Ah no, c'ho solo un panino per stasera, niente, bugia. Va bene, impasterò anche il pane. Stavo ragionando su un video che ho visto tempo fa dell'angolo del focolare, dove lei parlava del se ho fatto abbastanza, perché cos'è per te l'abbastanza. Questo video mi ha fatto un po' riflettere, no? Perché lei diceva: se per te solo preparare il pranzo e lavare i piatti domani è abbastanza perché il tuo fisico non ce lo fa, non ce la fa, devi rispettare il tuo fisico. Ecco, io mi rendo conto, come credo la maggioranza delle donne, che alla fine noi chiediamo troppo da noi stesse, cioè chiediamo troppo, molto di più di quello che in realtà il nostro fisico può fare. E arriva un momento in cui, per me è arrivato, il mio corpo dice: basta, tu sei pazza, io non ce la faccio più. E questo per me si traduce in crampi muscolari esagerati, ernie al collo, ecc. Ora, se la fisioterapista e i miei vari fisioterapisti sapessero quello che faccio io durante il giorno, probabilmente mi si rifiuterebbero anche di farmi massaggio perché direbbero che sono pazza. È vero, però non lo so, vivere da vecchietta a 45 anni ho la finestra aperta perché ho il forno acceso da tipo un'ora e mezza perché prima ho cotto una torta salata per cena, proprio con l'idea che una volta che ho fatto i panettoni non avrò più la forza di fare nulla. Ho preparato anche già la pre-cena dopo pranzo. E molto spesso preparo la cena dopo pranzo proprio perché poi dopo una certa ora non ho più forza di fare niente. E così oggi stavo riflettendo su questo male al collo che ho e dicevo: ma perché noi a volte chiediamo troppo da noi stessi? In realtà nessuno mi ha obbligato a fare il panettone, semplicemente io ne avevo voglia e ma era tanto che rimandavo di farlo. Mia mamma ne aveva voglia e dato che andremo su, ne permettendo, sabato. E poi non so se riuscirò a tornare e quando, perché l'anno scorso siamo andati su poco prima che scattasse il lockdown nel periodo di Natale, quindi mi pare il 21 di dicembre, una cosa del genere, ed eravamo molto preoccupati perché pioveva, avevo paura che nevicasse, ma mia mamma aveva bisogno di delle cose, io avevo bisogno di prendere le mie patate che erano su, e poi mia mamma mi aveva fatto un maglione, mi aveva fatto diverse cose, quindi avevo proprio bisogno di andare su a prenderle. E poi non sono più andata fino a Pasqua, credo, 4 mesi, ci siamo viste via Zoom, tra una cosa e l'altra. Quindi, nell'idea che lei ne aveva voglia e non so quando ci rivedremo, non che io e mia madre abbiamo questo rapporto così amoroso fra di noi, però con la scusa che lei ne aveva voglia, che poi non so quando ci rivado, che io ne ho voglia, oggi mi sono obbligata a fare questo panettone che in realtà non avevo tanta voglia di fare, ma avevo tanta voglia di mangiare. L'anno scorso, 2 anni fa, era di nuovo un periodo che non riuscivo, forse 2 anni fa, prima della pandemia, e in quella volta era venuta una mia amica, mi aveva regalato questo pan dolcino, lei ne aveva fatto diversi da regalare e me ne aveva dato uno, io avevo una voglia smisurata di questo pan dolce, che è proprio, sapete, quelle cose che dici, cioè sì, mi scalda proprio il cuore, ecco, è arrivato proprio quando ne avevo bisogno. Indipendentemente dal regalo, proprio avevo voglia di pan dolce fatto in casa perché comprato me lo posso comprare quando voglio, ma non mi piace quello comprato. Non mi piace, cioè, mi piacerebbe quello di pasticceria, ma si può fare con non troppa spesa. Quindi, per cui oggi mi sono obbligata a fare questo lavoro, però sento che ne pagherò
le conseguenze. E poi ci tenevo a fare due chiacchiere con voi, anche perché tra una cosa e l'altra da domani sono tutti a casa, anzi già da oggi pomeriggio. Mio marito ancora non sappiamo se domani lavorerà oppure no, cioè teoricamente può decidere lui in autonomia, ha detto che decide stasera se andare a lavorare domani oppure no, anche perché poi fino a gennaio è in ferie, c'ha tante cose da fare in ufficio, lui è dipendente, non è solo l'ufficio, ma così ama lavorare, cioè non è che ama lavorare, è che poi dato che alla fine questo lavoro lo fanno in pochi, se lui resta indietro non è che dice lo fa qualche altro, mi aspetta a gennaio con gli interessi, quindi poi con l'idea di dopo le vacanze devo scoppiare, preferisce piuttosto dedicarci un giorno in più, anche perché giustamente dice se in ufficio siamo solo in quattro e le ditte non mi chiamano ogni 3 minuti al telefono, io riesco a portarmi avanti col lavoro, quindi non sappiamo. Comunque domani il mio progetto in realtà sarebbe dormire, perché sono veramente tanto stanca, ho cercato di fare più cose possibili. Stamattina in teoria il programma era di farlo stamattina il panettone, ma in realtà mia mamma aveva bisogno che io le comprassi alcune cose perché è senza macchina, perché è stata male, è stata più di un mese senza usare la macchina e quindi la batteria è morta. Ora mio fratello le ha portato via la macchina. Io ho detto ti cambia la batteria? No, l'ha caricata lui, la usa un po' lui, così si carica. Ergo, quando mia madre dovrà prendere la macchina sarà di nuovo senza batteria. E quindi chi va a comprare le cose? Io. Perché mia mamma fa mangerai i ravioli e io ho detto anche io. Dovrebbe comprarli forse domani quando esce da lavoro tuo fratello, il 24 di dicembre. Ok, ma dato che io lo so com'è lui e siccome avevo voglia di ravioli, intanto ne ho preso 1 chilo. Convinta che bastassero, ma mia madre, come ho già detto in un altro video, è siciliana e sapete che a casa dei siciliani difficilmente si patisce la fame, anzi, anzi, e quindi ha decretato che 1 chilo non bastava, ce ne voleva 2, morirò, e quindi stamattina sono andata a cercare e comprare un altro chilo. Ho trovato solo una confezione da 400 grammi. Perché non li compri sciolti, direte voi? Innanzitutto perché la coda al banco era stratosferica. Secondo perché quelli confezionati, che però sono gli stessi che ti vengono sciolti ma sono chiusi, identici, stesso pastificio, durano un pochettino di più e eventualmente che nevicasse non possiamo andare, li caccio dentro il freezer. Quindi insomma, abbiamo 1,4 kg di ravioli, che secondo me per 6 persone c'è un avanzo, considerato che ha fatto anche la carne. Però non è convinta, quindi poi giustamente lei dice a me non interessa, se avanzano me li metto nel freezer, quando nevica ho voglia di mangiarmi i ravioli, non posso scendere, cioè i ravioli, e c'è anche ragione. Per cui io spero che mio fratello li trovi, ma non ho nessuna intenzione di uscire, perché sono già uscita stamattina a comprarle tutte le cose che le servivano a lei, ho impiegato 3 ore, sono uscita alle 9, sono tornata a mezzogiorno, ritornando a casa a posare i sacchetti e facendomi un caffè, ma alla fine ci sono 3 ore perché c'è coda in ogni dove, ed era esattamente la cosa che io volevo evitare, perché mi ero portata avanti con le varie spese online proprio per non trovarmi in questa situazione. Diatribe familiari, non so, c'è chi va d'amore d'accordo con la famiglia e noi abbiamo sempre un po' di attriti, cioè, va bene, alla fine quella che deve fare sempre le cose sono io, ma va bene. E niente ragazzi, ora vado a controllare i miei panettoncini, anche perché non ho idea quanto durerà la batteria, dico, cioè quanta memoria ci sarà ancora in questo cellulare, quindi ora vedo di fare qualcosa prima che poi finisco che non riesco a registrare più nessun altro video, quindi vado a caricarmeli tutti su Google, e l'altro giorno l'ho caricato col tablet e ho scoperto che lo stesso programma del cellulare c'è sul tablet, chiaramente perché sono entrambi Apple, e ha anche delle cose in più, e voi direte, scema tu che non ci hai guardato prima, certo, perché i tablet sono mezzi computer, certo, e quindi li caricherò col tablet perché mi piace di più, e anche perché c'è più cose, c'è più. Per cui ora vado a mettermele su Google, così me le recupero da Google sul tablet, quindi carico scarico, perché qua era più veloce, erano già caricati, non dovevo fare troppe importazioni, però vabbè, ragazzi, non si può avere tutto dalla vita, e col computer non riesco, faccio veramente troppa fatica, e quindi ora vado. Tanto vedo se finalmente il Corriere mi porta il mio ordine passione unghie, perché ho ordinato dei colori, perché loro costano molto meno, per cui ho detto vabbè, provo.
E anche perché quelli della Crystal Nails ultimamente mi fanno tutti questa cosa che mi si è sbeccata la punta, nonostante la sigillo bene, per cui ho detto vabbè, provo su un colore. Con i costruttori, con uno non mi ero trovata assolutamente bene, con un altro sì, mi piaceva molto per il refill, però usarlo solo per il refill in monocolore, io voglio avere una cosa per tutto, non 5.000 prodotti, perché tanto li faccio per me e per mia figlia, ma mia figlia fa semipermanente, quindi abbiamo preso un po' di colori e vorrei, spererei che arrivano, li ho coordinati lunedì, non avevo speranze che arrivassero per Natale, ma tanto non mi servivano, però me l'hanno spediti subito, mi hanno detto arriva domani, ero felice, poi il giorno che il pacco non è arrivato in sede, ora da Vicenza a Genova ci vuole 3 ore e mezza, non so che casino abbia combinato il corriere, è in consegna per oggi, 4:15. E non è che voi direte, ma nel periodo di Natale se compri lo sai che così, sì lo so, ma infatti io non ci speravo ad averlo in tempi così brevi, pensavo che ormai sarebbe arrivata a gennaio, però se mi dici che mi arriva domani, io sono come i bambini, cioè me lo devi dare domani, che se no smanio. Va bene ragazzi, sento un profumo pazzesco, vado a vedere i miei panettoni. Ciao ragazzi.